Salve ragazze, questa volta vi parlo invece della nuova linea glicolica di Alchemilla, del contorno occhi e dello scrub per il viso. Allora, delle maschere e dei saponi vi ho già parlato in modo da non attufare troppo il video. Allora, inizio proprio con i due prodotti che sono fuori dalla gamma della glicolica, appunto. E vi dico intanto che tutto è in offerta, se non erro, del 15%, che gli inci come al solito trovate sul sito o di Effetto Bio o di Alchemilla o i rivenditori autorizzati. Inizio perché c'è tanta roba da dire. Allora, intanto, prima cosa, Elisir Contorno Occhi, come si presenta? Queste sono le scatolette, ve le volevo far vedere così da darvi anche un pochino un'idea. Molto lussuose, devo dire che dà proprio l'idea di una linea per il viso ben pensata. E questa è la cremina all'interno. Questo prodotto presenta una duplice azione, sia anti-age con l'acido ialuronico, sia tendente a sgonfiare e decongestionare. Infatti, appunto, ha camomilla, calendula e vi stavo guardando anche il PAO, dura 6 mesi e devo dire che per 15 ml mi sembra una, insomma, una cosa ottima. Poi, lo scrub per il viso, questo è il primo scrub per il viso di Alchemilla. Ha dei microgranuli e anche questo, appunto, si presenta in modo molto carino. Con la sua scatoletta, eccola qui, e questo è il prodotto. E allora, io ancora questo non l'ho provato, però devo dire che mi intriga molto perché ha una serie di oli vegetali che devo dire fanno molto bene alla mia pelle, tra cui appunto quello di oliva, albicocca, argan, poi agli estratti appunto di avena, di calendole, di aloe, che sono poi dei prodotti che devo dire che non dovrebbero dar fastidio neanche alle pelli un pochino più sensibili. E con questo diciamo che chiudiamo la parte più veloce, perché poi iniziamo invece con il trattamento glicolica che io vi consiglio allora, di fare con moderazione, nel senso che la linea sembra molto molto interessante. Ricordiamoci sempre che appunto dentro c'è l'acido glicolico e quindi di seguire le regolette, chiamiamole così, che riporta Alchemilla in questi Deplian che magari vi fate dare se le acquistate. E intanto io cerco un attimo di farvi una panoramica. Allora, sono tutti prodotti che per avere un packaging così curato, per avere un questo tipo di inci, devo dire, non costano molto, siamo sempre sotto i 19 euro, se non erro. Iniziamo con il primo prodotto che in realtà è un trattamento intensivo. Allora, questo è l'unico prodotto, quindi il trattamento acido intensivo è l'unico prodotto che loro consigliano di utilizzare sempre. Quindi sia se fate un trattamento anti-age, sia se fate un trattamento anti-macchie, sia se fate un trattamento corpo, loro lo consigliano. Come si utilizza questo prodotto? Allora, intanto loro vi fanno fare una prima fase che dura 3 giorni e vi consigliano appunto di utilizzarlo sulle zone da trattare sia la mattina che la sera, quindi 2 volte al giorno. Dopodiché questo qui va utilizzato soltanto 5 minuti prima dall'applicazione delle varie creme, quindi quelle corpo, quelle viso, insomma, a seconda di quello che dovete fare. E questo quindi è quello che loro consigliano sempre. Poi passiamo al corpo che ne hanno solo una, c'è la crema al 16%, quindi questa per 30 giorni, che è la seconda fase, va appunto applicata. E devo dire che poi loro consigliano anche non solo questa, ma anche l'antismagliature della linea appunto 90-60-90, che è la rassodante, quella verde per intenderci. Quindi loro consigliano di fare un trattamento a tre. Questo poi è sempre scelta vostra, perché ovviamente insomma, dovete vedere voi se riuscite a farlo tutto, se si sposa bene con la vostra pelle anche il suggerimento extra che vi danno. Insomma, questo. Consultate chi di mestiere in teoria. Poi
Andiamo invece alla maschera. Questa è una maschera viso al 24% e questa loro la consigliano sia nel caso di un trattamento antimacchie e in questo caso consigliano di farla 3 volte a settimana per 15 minuti. Mentre se volete fare una, diciamo soltanto una cosa più anti-age più che antimacchie, di farla soltanto 2 volte a settimana, quindi di diminuire. Io penso che in un anti-age, soprattutto se non è un anti-age d'urto, potete anche farla una volta e io lì mi fermerei. Poi invece iniziano le creme vere e proprie. Allora, la crema idratante è un iperidratante, è un trattamento che in realtà è legato all'acido glicolico, ovviamente, ma che voi potete fare anche senza acquistare tutto il pacchetto acido glicolico. Quindi, io vedete, vi ho messo proprio in primo piano il nome di questi prodotti in modo che voi abbiate chiaro mentre io parlo di quale prodotto sto parlando. Allora, la crema, diciamo, non legata all'acido glicolico, è caratterizzata da una protezione solare. Quindi, questo ve lo dico perché spesso me lo chiedete. Di solito, diciamo, questa protezione, se non erro, dovrebbe essere sul 20, protezione 20. È assolutamente consigliata se fate un trattamento all'acido glicolico. Quindi, che sia questo o che sia un'altra protezione solare molto forte, assolutamente da quella scelta vostra, insomma, da fare. Anche lì consultatevi, parlate un attimino del vostro stile di vita in modo che uno riesca a darvi un consiglio un pochino più appropriato. Però questo è un prodotto molto idratante, anti-age, che vi volevo sempre vedere il formato. Allora, sono 50 ml, quindi ce n'è, e quella forse questa sta sui 19 euro, quella costa un pochino di più, è sempre 6 mesi di PAO. E come vi dicevo, appunto, come vedete loro lo consigliano, forse non vedete ma trovate tutto sul sito, lo consigliano legato appunto alla parte dell'acido glicolico, sia per il punto di idratazione, sia per la punta invece di filtro solare, ecco. Però, ripeto, questa è una crema a sé stante. Non sono a sé stanti, invece, le due creme con percentuali diverse, il 3% e il 12%, che sono invece legate ovviamente a tutto il discorso del trattamento che facevamo. Allora, che cosa ha le differenze? Ovviamente, come vedete, la quantità, no? La percentuale di glicolico. Allora, qui va detta una cosa: il 3% loro lo consigliano per un anti-age, mentre il 12% per un antimacchia. E lo consigliano in questo modo: i primi 3 giorni, come vi ho detto, il pretrattamento. Quindi preparate la pelle, dopodiché iniziate con il 3 o con il 12, che vanno messi ovviamente tutti i giorni, mattina e sera, dopo aver messo il prodotto appunto preparatorio. Quindi fate una prima fase che è quello solo preparatorio, una seconda fase che invece è misto, e poi ci sono delle fasi, diciamo, di, come posso dire, di mantenimento, ecco. Anche qui andateci piano, nel senso che comunque io sono sempre un po' cauta e consiglio sempre di fare una chiacchierata con chi di dovere. Io vi ho più o meno fatto una panoramica generale. Ovviamente non riesco a parlarvi nello specifico perché non ho davanti le varie persone interessate, quindi non mi sbilancio, non fa parte insomma, di me. Però se avete dubbi anche qui o comunque dei tipi di pelle che riuscite a descrivermi, magari riesco ad aiutarvi, vi do qualche dritta anche in quel caso se riuscite passate da chi di dovere. Se avete dubbi, appunto, scrivete qui sotto.